Incendio ieri sera allo stabilimento di Alia in via Paronese. Le fiamme sono divampate intorno alle 20:30 nell'area di stoccaggio dei rifiuti tessili. Il materiale, altamente infiammabile, ha originato subito lingue di fuoco altissime che in un primo momento hanno fatto temere il peggio. La zona del Rogo è uno dei depositi esterni di rifiuti ed è situata nella parte più lontana dagli edifici che ospitano gli impianti e dalla palazzina amministrativa. Gli operai che stavano facendo il turno serale si sono subito accorti del rogo e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, la cui caserma dista poche centinaia di metri dalla sede di Alia. Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme si propagassero ai depositi vicini. Contenuti i danni, non sono chiare le cause che hanno scatenato l'incendio. La più accreditata al momento sarebbe quella di un innesco provocato da un petardo esploso fuori dall'area di pertinenza di Alia, proprio al confine con il deposito degli scarti tessili.